Una partita così, con un pubblico così, con emozioni così, non la si vedeva da un po'. L'Avellino pareggia, ma il 2-2 contro il Catanzaro vale quanto una vittoria in campo, ma forse ancora di più moralmente. Andare sotto 0-2 dopo 10 minuti shock, pensare che l'effetto Rastelli sia già svanito e che il Catanzaro sia davvero troppo forte per tutti, salvo poi percepire la reazione di una squadra che ha dimostrato di avere gli attributi. I calabresi, infatti, dopo l'inizio devastante, hanno praticamente smesso di giocare. L'Avellino è cresciuto e ha dato speranza ad un Partenio Lombardi sold out che non aspettava altro se non esplodere di gioia. Primo tempo in archivio col doppio svantaggio. Rastelli lascia Aia e Franco negli spogliatoi inserendo Moretti e Matera. Già prima Gambale aveva rilevato l'infortunato Murano. Il pressing e la voglia dell'Avellino sono feroci e il gol che accorcia le distanze lo sigla di testa proprio Gambale, il primo sigillo in bianco-verde. Da lì alzi la mano, chi non ha creduto alla rimonta era nell'aria, impossibile da non concretizzarsi, e rimonta fu, con occasioni importanti sciupate, con il ritorno in campo di Canutè che ci mette pochissimo a fare 2-2 su cross al bacio di Fabio Tito. Mancano 10 minuti più recupero, Yanes al 92esimo allarga il gomito su Cianci, rigore un po' dubbio ed espulsione. Il finale di Avellino Catanzaro è degno di un thriller da Oscar che non ha bisogno di parole.